Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Io sono Chiara e sono un interior designer. In questo video parleremo di cromoterapia o psicologia del colore. La cromoterapia, per definizione, è una medicina non scientifica che dovrebbe apportare dei benefici alle persone. In realtà ci sono diverse materie che fanno ricorso all'uso della cromoterapia per altri scopi, nel senso che l'unica cosa certa della cromoterapia è che effettivamente i colori riescano a influenzare l'umore, a condizionare il nostro comportamento o il nostro stato d'animo, e alcune attività che comunque involontarie avvengono all'interno del nostro corpo. Questa è una cosa accertata che non arriva ai limiti della possibilità di guarigione. Per questo motivo, infatti, anche grossi brand si avvalgono della disciplina della cromoterapia per esempio, per quanto riguarda la scelta dei propri loghi. Quindi alcuni loghi vengono colorati con il blu per esprimere serietà, altri in rosso per attirare l'attenzione, e fanno la stessa cosa per i loro stessi prodotti. Questo tutte le grosse aziende lo fanno già. Poi nei colloqui di lavoro, per esempio, si utilizzano alcuni determinati colori d'abbigliamento, negli allestimenti vengono utilizzati determinati colori, e insomma una certa branchia della cromoterapia viene presa in considerazione come una cosa certa e sicura. Quindi, poiché il mio settore di competenza è quello dell'arredamento, e anche l'arredamento fa largo ricorso alla cromoterapia, oggi vi parlerò di come meglio scegliere i colori per le varie stanze della vostra casa, poiché i colori influenzano determinati stati d'animo ed emozioni e quindi comportamenti, alcuni sono più indicati per una stanza piuttosto che un'altra, e lo scopriremo oggi insieme. Per fare un excursus di quello che costituisce la cromoterapia, vi posso dire che effettivamente è una disciplina che è stata studiata già per la prima volta dalla civiltà greca. È stata poi anche largamente utilizzata in epoca romana. Poi ha subito in tempi più recenti, con la rivoluzione industriale e scientifica, insomma, è stata un po' persa, e solo ultimamente sta riacquistando valore. Nell'arredamento queste nozioni, questi concetti che vi dirò fra poco, sono utilizzate da tutti i professionisti, o almeno da quelli più competenti. Quindi iniziamo subito. Andrebbero classificati in tre grosse macro categorie. Abbiamo i neutri, i colori caldi e i colori freddi. Quelli che vengono consigliati di più durante le varie sessioni di arredamento, prima di tutto perché sono quelli più semplici da utilizzare, e poi perché stancano meno l'occhio. Per colori forti, i colori vivaci, quelli saturi, tendono a stancare velocemente e facilmente. Il primo colore che tratterei è assolutamente il bianco. Io sono una forte sostenitrice del colore bianco in casa, cioè se dovete dipingere le pareti io consiglio il colore bianco. E sembrerebbe una scelta un po' deludente, forse un consiglio un po' deludente se dato da un interior designer, perché ci si aspetterebbe una proposta magari più creativa. Vi dico subito il perché di questo consiglio. Come detto prima, i colori molto carichi, soprattutto se usati su delle superfici piuttosto ampie come possono essere appunto le pareti, tendono a stancare molto facilmente. Soprattutto magari se usato in soggiorno, una delle stanze della casa dove si trascorre tempo. Inoltre io consiglio di imbiancare le pareti e di utilizzare i colori che si sono scelti nella palette colori per arredare casa in complementi, i quali appunto risulteranno sicuramente più semplici da sostituire e da cambiare nel caso in cui ci si stufi del colore. Anche se esce una particolare moda di un determinato colore,
e magari si è invogliati a cedere alla tentazione, sarà molto più facile e anche meno magari dispendioso cambiare le fede dei cuscini sul divano o comprare un vaso o comunque dei soprammobili di quel determinato colore. E così si cambia senza incorrere magari in eventuali errori di progettazione del colore. Ricordiamo che il bianco è un evergreen, non passa mai di moda e si abbina perfettamente con qualsiasi altro colore voi decidiate di accostarlo. Inoltre il bianco illumina, quindi è particolarmente indicato in case o in stanze che sono buie, non godono di una buona esposizione al sole e per lo stesso motivo amplifica gli spazi, quindi stanze piccole risulteranno visivamente più grandi. Questo perché appunto riflette molto bene e per questo motivo non riuscendo a vedere bene i confini, tra virgolette, di una stanza sembrerà più grande. Passiamo ora al nero. Il nero stimola la ricerca interiore e la concentrazione. Può essere utilizzato in tutta la casa, ma attenzione, usatelo con moderazione, perché usarlo troppo stimolerebbe invece un senso di oppressione, un senso di tristezza. Un altro consiglio è quello di sceglierlo nella finitura opaca. Io lo trovo particolarmente adatto per zone ufficio o zone di studio perché appunto aiuta la concentrazione. Invece il marrone stimola l'appetito e la voglia di cucinare. Per questo motivo è consigliato nella sala da pranzo ed è invece sconsigliatissimo nel bagno. Ora passerei ai colori freddi. I colori freddi sono appunto il blu o l'azzurro e il verde. In questa macro categoria rientrano quindi dei colori che hanno per lo più la capacità di distendere, calmare e rilassare. Se dobbiamo guardare il blu nello specifico, il consiglio è quello di utilizzare mousse chiare perché quelle più scure tendono a incupire, a buttare insomma giù l'umore. Il suo potere è rallentare il battito cardiaco e quindi la respirazione. È particolarmente indicato in camera da letto e in bagno. Il verde incoraggia la riflessione, distende e rilassa. È ottimo in sala da pranzo, in camera da letto, in soggiorno e in altre aree della casa adibite al riposo o al ricevimento di eventuali ospiti. Rosso, poiché appunto è l'opposto del blu, ha gli effetti opposti e quindi aumenta la pressione sanguigna, aumenta il battito cardiaco e accelera la respirazione. È un colore che entusiasma, che stimola la conversazione e che genera la produzione di adrenalina. Ideale dove applicarlo è la cucina. L'arancione incoraggia la comunicazione, mette di buon umore, stimola l'attività creativa e infonde energia. Trova un'applicazione ideale nelle camere dei bambini, in cucina e in soggiorno. Anche il giallo stimola i processi creativi, infonde buon umore, dà all'ambiente un aspetto pulito e fresco, illumina, agevola la comunicazione e la memoria e aiuta la digestione. È perfetto per la cucina, le zone destinate al lavoro, allo studio e nel soggiorno. Il rosa ha il potere di sgomberare la mente da eventuali pensieri negativi e quindi molto rilassante. È ideale in camera da letto e in altre zone della casa destinate al riposo. Il viola agevola la meditazione, stimola la creatività. Ideali per questo colore sono la cucina, il soggiorno e la camera da letto. Questi sono i colori principali che possiamo scegliere quando studiamo la palette colori per arredare i nostri ambienti, la nostra casa. Ovviamente questa è una piccola parte di ciò che potrebbe aiutarci nello scegliere i colori giusti per il nostro arredamento. In realtà lo studio dei colori nell'interior designer è piuttosto complesso perché non si avvale solo della cromoterapia.
Io ho cercato di condensare in questo video una piccola parte di questo argomento, perché altrimenti sarebbe uscito fuori un video lunghissimo e anche forse un po' noioso. Però se vi potrebbe interessare e far piacere, potrei pubblicare in futuro altri video di questo genere dove vi do altri consigli e nozioni per arredare in maniera autonoma un ambiente di buon gusto e ben riuscito. Il colore è uno di quegli argomenti che più mi appassionano quando si parla di interior design, perché penso che da soli facciano già moltissimo e penso che in futuro continuerò a fare dei contenuti a riguardo per fornirvi più consigli possibili e più nozioni affinché possiate cercare di fare il più possibile magari da soli. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua, vi chiedo magari di scrivermi un commento qua sotto facendomi sapere se questo argomento vi è piaciuto, per chiedermi magari qualcosa riguardo all'impiego del colore in casa, se non sono riuscita a risolvere tutti i vostri dubbi o se avete ancora qualche domanda, comunque mi farebbe molto piacere potervi aiutare. Di lasciarmi un pollice in su se questo video vi è piaciuto, ma anche un pollice in giù nel caso non vi sia piaciuto, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video a tema interior design. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao!